il Papa nel Giubileo delle Famiglie, ieri all'Angelus, ha detto: qui si impara il perdono proprio nella famiglia, sale della terra, luce del mondo e lievito della società. Nell'anno della misericordia ogni famiglia cristiana possa diventare luogo privilegiato in cui si sperimenta la gioia del perdono. Questa è la preghiera di Papa Francesco nella celebrazione del Giubileo delle Famiglie, primo appuntamento dell'anno santo straordinario. Sentiamo le parole del Pontefice. Nel clima di gioia che è proprio del Natale, celebriamo in questa domenica la festa della Santa Famiglia. Ripenso al grande incontro di Filadelfia nel settembre scorso, alle tante famiglie incontrate nei viaggi apostolici e a quelle di tutto il mondo. Vorrei salutare tutte con affetto e riconoscenza, specialmente in questo nostro tempo nel quale la famiglia è soggetta a incomprensioni e difficoltà di vario genere che la indeboliscono. Il Vangelo d'oggi invita le famiglie a cogliere la luce di speranza proveniente dalla casa di Nazareth, nella quale si è sviluppata nella gioia l'infanzia di Gesù, il quale, dice San Luca, cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Il nucleo familiare di Gesù, Maria e Giuseppe è per ogni credente, specialmente per le famiglie, un'autentica scuola del Vangelo. Qui ammiriamo il compimento del disegno divino di fare della famiglia una speciale comunità di vita e di amore. Qui apprendiamo che ogni nucleo familiare cristiano è chiamato ad essere chiesa domestica per far risplendere le virtù evangeliche e diventare fermento di bene nella società. I tratti tipici della Santa Famiglia sono raccoglimento e preghiera, mutua comprensione e rispetto, spirito di sacrificio, lavoro e solidarietà. Dall'esempio e dalla testimonianza della Santa Famiglia, ogni famiglia può trarre indicazioni preziose per lo stile e scelte di vita e può attingere forza e saggezza per il cammino di ogni giorno. La Madonna e San Giuseppe insegnano a cogliere i figli come dono di Dio, a generarli e educarli cooperando in modo meraviglioso all'opera del Creatore e donando al mondo in ogni bambino un nuovo sorriso. È nella famiglia unita che i figli portano a maturazione la loro esistenza, la loro personalità, vivendo l'esperienza significativa ed efficace dell'amore gratuito, della tenerezza, del rispetto reciproco, della mutua comprensione, del perdono e della gioia.